Buonasera e bentrovati in un'altra puntata di In Cammino. Oggi, come martedì scorso, torniamo a raccontare il cammino sinodale nelle diverse associazioni, movimenti, congregazioni. Oggi andiamo a vedere come Le Misericordie, la più antica organizzazione di beneficenza in Italia, stanno affrontando questo cammino sinodale. Lo faremo con più voci stasera, a partire dalla nostra ospite in studio, Margherita Tocci. Bentrovata. Buonasera. Giovanissima, infermiera volontaria nelle Misericordie di Empoli, in provincia di Firenze, attualmente in servizio per le elezioni del Presidente della Repubblica proprio a Montecitorio, quindi sta vigilando in qualche modo con una ambulanza, no? Un servizio pubblico di prima di primo soccorso, proprio siamo sul pezzo, Margherita. Sì, esatto, poi magari ci racconti qualche cosa. E poi, collegato da Arezzo, c'è Monsignor Franco Agostinelli. Buonasera, Monsignore, assistente spirituale. Buonasera. O meglio, correttore nazionale della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Intanto grazie per essere con noi. Grazie a voi. E poi, collegato da Roma, Domenico Giani. Buonasera, presidente delle Confederazioni Nazionali delle Misericordie d'Italia. Ma insomma, l'avrete riconosciuto perché Domenico Giani è stato per diversi lustri proprio capo della sicurezza del Papa, la gendarmeria in Vaticano, ma soprattutto, fin da quando era piccolo, volontario alla Misericordia di Arezzo, se non sbaglio, fin da giovanissimo, e adesso anche presidente. E allora, Giani, vorrei proprio partire da lei con la frase con cui ci siamo lasciati ieri sera, che riassumeva la puntata di ieri, ma che apriva a quella di oggi. L'abbiamo presa proprio dal sito internet delle Misericordie, ed è questa: un cammino di rigenerazione, con azione, come vedete, in maiuscolo, per riscoprire le origini e lo spirito che ci ha fatto nascere, rinnovando il nostro agire. Ma presidente, da dove nasce la scelta di questa parola, rigenerazione? Ma intanto buonasera a tutti, saluto anche la nostra Margherita, che rappresenta veramente il volto bello dei nostri volontari, insieme anche a quello degli anziani, no? Perché abbiamo tantissimi volontari, 100.000 volontari in Italia che sono al servizio della persona. Perché rigenerazione? Perché noi vogliamo raccogliere, abbiamo raccolto l'invito del Papa a uniformarsi in questo cammino della Chiesa universale, ma noi lo facciamo come associazione laicale. Siamo laici impegnati nella Chiesa, veniamo da una lunghissima storia di quasi 800 anni, siamo presenti in Italia in circa 800 sedi, e l'idea che è venuta fuori, soprattutto grazie al nostro correttore nazionale, Sua Eccellenza Agostinelli, era proprio quella, no? Di rifare un cammino, di ripercorrere un cammino, rivedere la nostra storia, le nostre origini, da dove partiamo, qual è il nostro carisma effettivo in questo momento storico, che è il carisma per la persona, l'attenzione alla persona, nei vari modi. Non solo il servizio di ambulanza o l'accompagnamento ai morti, ma soprattutto oggi tutte queste bisogni che la persona ha nell'epoca post-pandemica, nell'epoca purtroppo ancora pandemica, ma insomma speriamo di andare verso il periodo post-pandemico, e quindi questo cammino di rigenerazione che ci deve vedere tutti insieme ripercorrere la storia, da dove veniamo, dove siamo, ma soprattutto dove andremo. Certo. Quindi ecco, credo che sia un momento molto importante. Allora mi collego subito per chiedere questa cosa proprio a Monsignor Agostinelli, ripartendo anche da un manifesto che presenta queste tre domande, insomma: dove veniamo, chi siamo, dove andiamo. Ma perché è importante rileggere le origini, fare memoria delle proprie origini? Che cosa devono e possono insegnarci? Ma io credo che possono insegnarci molto, perché non si può prescindere da un vissuto, da una storia. Anzi, se noi dimenticassimo da dove veniamo e chi siamo, veramente rischieremo di percorrere strade che non sono adeguate, vorrei dire, alla nostra identità. Per cui ecco, il cammino sinodale che abbiamo messo in atto vuole essere prima di tutto un riconoscere, ecco, da dove veniamo, quali sono state le idee forza che ci hanno generato. E questo lo dico sia per quelli che già fanno parte della Misericordia e quindi ormai da anni fanno servizio e sono, vorrei dire, ecco, provenienti dalle file, diciamo pure, ecco, del cattolicesimo
operante. Certo. Ma noi oggi abbiamo all'interno delle nostre misericordie tante persone che vengono da lontano, non geograficamente parlando, ma vengono da lontano dal punto di vista ideologico, dal punto di vista etnico, eccetera. Noi non possiamo chiudere le porte a nessuno, ma le apriamo a tutte, però vogliamo ricordare a tutti costoro chi siamo, vale a dire qual è l'idea che ci ha generato, qual è il motivo per cui ecco, siamo nati, dove siamo nati, riappioparsi appunto di quella che è la nostra identità. Ecco, questo è il primo momento del cammino sinodale, vale a dire ecco, da dove veniamo, rileggere, fare una rivisitazione, vorrei dire del nostro essere, del nostro cammino. Margherita Tocci, 24 anni, ho detto l'età, ma è proprio per capire che veramente è giovanissima, un impegno particolare, diceva il Presidente, 670.000 iscritti, dei quali 100.000 impegnati permanentemente in opere di carità. Ci racconti che cosa fai tu nell'associazione? Allora, io diciamo la mia attività principale riguarda l'emergenza, quindi il servizio sulle ambulanze, però nel mondo del volontariato io faccio quello di cui c'è bisogno, anche per quanto riguarda la parte sociale, quindi l'accompagnamento di anziani, anche solamente l'ascoltarli a volte che ti chiedono aiuto o comunque hanno bisogno di parlare con qualcuno. Anche questa è una forma, secondo me, di volontariato che ti appaga. Tu fai l'infermiera e come volontariato di fatto sei rimasta probabilmente nel tuo ambito professionale, quindi metti a disposizione la tua professionalità per delle ore, no? Dei bisogni per chi ha più difficoltà. I tuoi amici, i tuoi coetanei, a stessa età, che magari fanno altro, che cosa vedono in te, che cosa ti chiedono quando ti vedono magari con la divisa? Perché lo fai? Alcuni non capiscono, quindi mi chiedono cos'è che mi porta a fare la volontaria. A loro io rispondo sempre di venire a provare il mondo del volontariato, perché è un'esperienza che ti accresce anche come persona. Chi invece fa parte di questo mondo sa bene che dare all'altro alla fine è un ricevere, perché ricevi il grazie, che non è solo a parole, ma proprio ti appaga, ti fa sentire soddisfatto di quello che fai. Un'esperienza come la sua, tantissimi in Italia, con le nostre telecamere siamo andati a Milano, proprio nella misericordia del capoluogo lombardo, Sant'Ambrogio, per visitare una giornata tipo, anzi una notte tipo, in questo periodo di emergenza freddo, e abbiamo anche visitato l'Emporio Solidale. Vediamo. Questo è il nostro Emporio Solidale, che ha la funzione di un supermercato dedicato alle persone che hanno bisogno d'aiuto, che possono venire qui e fare la spesa. Il fatto che non debbano pagare è irrilevante. Si tratta di donazioni private, quindi la fortuna di appoggiarsi a una parrocchia prevede anche che ci sia un gruppo molto attivo di parrocchiani che ci donano i beni alimentari. In realtà poi siamo collegati alle altre misericordie sul territorio, quindi anche loro ci hanno fornito beni e materiali per la casa. Il Covid ha sicuramente esacerbato le situazioni che erano già difficili, perché tantissime persone hanno perso il lavoro, tanti anziani sono rimasti soli perché magari hanno perso il coniuge, quindi la situazione è sicuramente peggiorata. Siamo qui per quello, per cercare di mitigare un po' questo disastro. Oltre all'Emporio Solidale, noi ci occupiamo delle persone senza fissa dimora, ovvero la domenica sera nel nostro specifico prendiamo il nostro bel mezzo sociale e andiamo in giro per le tappe del nostro quartiere a cercare, a portare un po' di conforto, un tè caldo, una coperta alle persone che vivono in strada. Stiamo cercando nel parchetto per vedere se la persona che stiamo cercando è su qualche panchina. E le persone che incontriamo sono un po' gli ultimi, le persone che sono un po' dimenticate e comunque non hanno accesso o non riescono ad accedere a quelli che sono i servizi assistenziali che ci sono disponibili. Incontriamo sia le persone che hanno bisogno di mangiare qualcosa, quindi accettano volentieri il tè caldo, cioè aspettano per magari un tè caldo e un pezzo di panettone, ma persone che magari sono già state in mensa, però hanno necessità proprio di scambiare due chiacchiere.
Mediamente il nostro volontario ha un'età che va dai 25 ai 65 anni, quindi abbiamo studenti, abbiamo lavoratori, abbiamo pensionati, che sono tutti animati dalla stessa cosa, cioè dalla voglia di aiutare qualcuno. Io la domenica, ma in realtà anche altri giorni della settimana, vengo qua perché penso che l'aiuto in maniera collettiva sia molto più forte rispetto all'aiuto che posso dare io come singolo individuo. Dal mio punto di vista è una sorta di riequilibrio dei valori. Noi viviamo a mille all'ora tutto il giorno e fare questo servizio ci porta un attimo a capire effettivamente un po' quali sono i valori veri della vita. Va bene. Ciao, Mayra, buonanotte. Buonanotte, buon lavoro, ciao. Grazie. Presidente Gianni, parto proprio da una delle ultime frasi ascoltate, riequilibrio dei valori. Questa è un'opera incredibile, anni di educazione in famiglia e poi, no, la scuola, le varie agenzie educative, e poi c'è un'esperienza di questa che ti travolge, ti stravolge, ti riequilibra i valori. A questo punto, ma quali sono le sfide, no, che interpellano le misericordie oggi? Si parte da una base importante. Ma io credo veramente, come ho detto più volte, noi siamo un corpo intermedio della società, come la Costituzione ci definisce, tutti questi organismi, questi enti, queste associazioni. Quindi qual è il compito oggi di un corpo intermedio della società? È quello di far sì che le istanze di chi non ha voce, delle persone più bisognose, dei poveri, degli emarginati, ma come diceva anche Monsignor Agostinelli, tutte quelle categorie di persone che comunque sono in ricerca. Ecco, allora io credo che un movimento come il nostro, che è trasversale, perché appunto noi oggi siamo ancora fra i pochi che entrano nelle case delle persone, perché oggi ci sono delle chiusure. Allora i nostri volontari, come diceva prima Margherita, no? Non sono solo coloro che trasportano gli ammalati o i feriti, ma si occupano anche di altre emergenze. Queste immagini parlano da sole, entrano nelle case, ascoltano i bisogni. Allora il nostro compito è quello di conservare questi valori, di far sì che questi valori vengano riportati a chi poi deve governare. Cioè tutto il tema del terzo settore, di cui si parla tanto oggi, non può essere considerato solamente, come dire, no, un bancomat dove si prende, certo, si utilizza, ma noi lo facciamo volentieri perché fa parte del nostro DNA. Ma poi bisogna anche tenere conto di tutte queste centinaia, questi milioni, perché in Italia ci sono milioni di persone che si dedicano al volontariato. Ecco, le misericordie, con la loro struttura, con la loro storia soprattutto, con il loro tessuto sociale, ma soprattutto, mi piace dirlo, con la loro ecclesialità, perché noi siamo chiesa, noi siamo chiesa movimento, noi siamo un movimento, una chiesa in cammino, noi abbiamo il dovere di testimoniare e di riportare davvero questi valori forti che fanno di noi un'esperienza e fanno di noi un tesoro unico. E sul tesoro custodiamo davvero. E sul tesoro la interrompo semplicemente per un attimo, Presidente, perché dobbiamo dare la linea per qualche secondo di pubblicità e poi torniamo a raccontare il Sinodo delle Misericordie. A tra poco. Ed eccoci tornati in studio, stiamo raccontando il cammino sinodale visto attraverso gli occhi e l'esperienza delle misericordie in Italia. E lo stiamo facendo con Margherita Tocci, infermiera volontaria, con il presidente Domenico Gianni e con il correttore nazionale e l'assistente spirituale Monsignor Franco Agostinelli, a cui vorrei chiedere subito questa cosa: come il cammino, diciamo, sinodale interno delle misericordie poi darà, secondo lei, un aiuto al cammino sinodale della Chiesa italiana? Come queste strade si incroceranno e come si aiuteranno a vicenda? Ma io credo che la Chiesa ha bisogno di cogliere l'esperienza, diciamo pure, di tutto il popolo di Dio, del quale anche noi come Misericordia facciamo parte. Per cui, ecco, il nostro cammino vuole essere una riflessione sui tre punti di cui parlava anche il manifesto: certo, da dove veniamo,
chi siamo attualmente e soprattutto poi ecco dove vogliamo andare, perché il mondo cambia, lo sappiamo bene, e le misericordie sono nate dietro la spinta di, vorrei dire, esigenze particolari che caratterizzavano il momento storico in cui sono nate, ma oggi sono molto, ci sono molte altre cose in più. La misericordia non può essere soltanto ambulanza e carro funebre, sono tante altre cose, l'abbiamo visto anche nel servizio trasmesso poc'anzi, le emporie solidali, l'aiuto ai poveri nelle forme più diverse, eccetera. La formazione che devono avere, vorrà dire, questi volontari, perché non siano soltanto, vorrei dire, delle persone che tecnicamente sanno fare il loro mestiere, nel senso sanno portare l'aiuto in base a quelli che sono bisogni, ma noi vogliamo veramente ecco, avere questo atteggiamento samaritano, se mi consente così, per portare oltre che l'efficienza tecnica, ma anche vorrei dire una vicinanza di carattere spirituale, umano. Il mondo oggi ha bisogno di ritrovare l'umanità, perché è un mondo veramente che rischia di essere disumano. Allora le misericordie hanno questo compito, il cammino sinodale vuole essere veramente un apporto, una riflessione da raccogliere all'interno di tutte le nostre misericordie, di tutti i nostri volontari, da offrire poi, è quello che vorremmo, è quello che è lo scopo, da offrire alla Chiesa come contributo di una riflessione che ha accompagnato appunto il movimento delle misericordie che, come diceva il Presidente, fanno parte attivamente e concretamente della Chiesa. Certo. Margherita, ma perché hai scelto proprio le misericordie? È un fatto di tradizione, sappiamo che in Toscana sono fortissime, c'è una grande tradizione, ma perché proprio questo servizio? Sono tanti ambiti dove poter donare il proprio tempo. In realtà la mia esperienza di volontariato nasce da un'amica che, raccontandomi le sue di esperienze di volontariato, mi ha incuriosito di questo mondo e quindi ho provato. Ad oggi, a distanza di circa 3 anni, diciamo che la misericordia è come una seconda famiglia, perché poi ti senti a casa quando sei lì. Quindi io direi ai giovani, ai miei coetanei, di provare questa esperienza. Ma Presidente, in chiusura abbiamo un minuto, ma quanto è difficile coinvolgere i giovani oggi e magari non solo l'ambulanza ma anche un percorso, come dicevamo signor Agostinelli, insomma di accompagnamento spirituale, farsi sentire partecipi, no, di una vita ecclesiale che sia propositiva, che porti alla felicità, alla vocazione di ognuno? Ma io credo questo veramente è uno dei nostri compiti, il Sinodo ci chiede anche questo, no? Quindi rifare sempre una proposta ai giovani. Noi non possiamo dimenticarci di chiedere ai giovani anche un impegno sociale, quindi credo che questo anche la scuola se ne dovrebbe fare carico, esatto, anche offrendo dei crediti formativi, non so, trovare un modo per cui la società civile e le istituzioni lavorino insieme perché i giovani possano conoscere questi mondi, fare esperienza di un servizio di volontariato che poi dovunque andranno, qualunque cosa faranno, comunque sarà un patrimonio che gli resta. Allora credo che le misericordie lo stanno facendo, hanno dei percorsi di formazione, abbiamo le gemme che sono i giovani delle misericordie, quindi è un'esperienza che noi facciamo con i giovani e cerchiamo di portare avanti questo progetto. Certo, non è semplice, ma lo dobbiamo fare. Allora sentite l'audio della sigla in sottofondo, i titoli di coda, siamo in chiusura questa sera. Noi ringraziamo veramente per essere stati con noi Domenico Giani, Presidente delle Misericordie d'Italia, Monsignor Franco Agostinelli, assistente spirituale, correttore nazionale, mi correggo subito, correttore nazionale, e poi Margherita Tocci, volontaria, e ringraziamo proprio le Misericordie per tutto quello che fanno nelle emergenze, a prescindere da quello che accade, loro ci sono sempre, la pandemia adesso, ma ricordiamo i terremoti, le grandi tragedie che hanno appunto purtroppo devastato in più parti l'Italia nei diversi anni, nei diversi secoli. Grazie ancora, ci lasciamo con la frase che aprirà il nostro incontro, la nostra puntata di domani. La frase è questa, presa dal documento della 16ª Assemblea del Sinodo dei Vescovi, ed è questa: nella Chiesa e nella società siamo sulla stessa strada, fianco a fianco. Domani sera, ore 19:30, parleremo di sinodo e insegnanti di religione. Buona serata, a domani.